Problemi di sicurezza e di degrado all'ex convitto Vittoria Colon. La questione stamattina è stata al centro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Tra le priorità la vigilanza e la manutenzione della struttura. Ma che cosa è emerso, Sindaco, nel dettaglio? Un incontro nella quale Invimit si è presa l'impegno di ripulire tutta la zona dell'ex Vittoria Colonna. Non solo ripulirla, ma anche potenziare la videosorveglianza sia internamente che esternamente. Purtroppo anche recentemente, grazie a un lavoro di squadra di tutte le forze dell'ordine, è stato fatto uno sgombero di persone che occupavano abusivamente l'immobile e probabilmente dovrà essere rifatto perché ci segnalano ancora la presenza di persone che occupano abusivamente questo immobile. Io ho ribadito tolleranza zero nei confronti di chi occupa abusivamente questo spazio e quindi ringrazio tutte le forze dell'ordine che intervengono. Invimit si è preso l'impegno di, ripulire l'area esternamente ed eventualmente valutare anche altri utilizzi. Ci sarà anche un altro incontro nei prossimi giorni a Roma? Sì, un incontro martedì prossimo convocato dall'onorevole Carloni, quindi dal Presidente della Commissione Agricoltura, perché insieme al Direttore Generale di Invimit dobbiamo assolutamente studiare una prospettiva di medio-lungo periodo per riqualificare tutta la zona. Quindi c'è l'impegno dell'amministrazione comunale a ridare veramente lustro all'ex Vittoria Colonna, valutando insieme qual è la soluzione migliore, visto che siamo a due passi dal centro storico. E ho colto con molto interesse la proposta da parte di Invimit di aprire i cancelli e destinare praticamente tutta l'area esterna del convitto ad un parcheggio. Quindi nelle prossime settimane, insieme appunto alla proprietà, studieremo un piano per riaprirlo il prima possibile per far sì che una delle zone a due passi dal centro storico venga utilizzata con apertura e chiusura dei cancelli a parcheggio. Quindi un risultato direi eccezionale visto anche il breve tempo dall'insediamento della nuova giunta. Una soluzione che potrebbe non soltanto contrastare questo fenomeno di abusivismo, ma anche aiutare il centro storico. Beh, assolutamente sì, non andrà a risolvere il problema dei parcheggi, per la quale servirà un piano parcheggi per tutto il centro storico e il lungomare, ma sicuramente darà aiuto a tutte quelle attività economiche, ma anche penso alla scuola Corridoni, che ogni giorno di fatto i genitori non sanno dove portare l'auto. Quindi ecco, un risultato speriamo che riesca a raggiungersi in breve tempo, da parte nostra come amministrazione comunale la totale disponibilità per far sì che questo avvenga il prima possibile.